Diciamo che non sempre tutti i ladri escono col buco. Ciao a tutti dal vostro top tenner di quartiere in questa nuova classifica che è il seguito di un video che avevo fatto tempo fa dove parlavo dei ladri più stupidi mai visti. Infatti non sempre alcuni di essi riescono a compiere le loro rapine. Non per via di problemi di polizia ma perché sono un po' stupidelli. Così tanto da fare figuracce senza precedenti, fortunatamente filmate dalle telecamere di sicurezza. Queste ultime devo dire che tirano fuori il peggio da ogni essere umano. Quando sappiamo di non essere ripresi facciamo delle cose assurde. Che dire, se siete già passati dal mio canale Telegram di sconti ufficiale per risparmiare da Amazon ogni giorno qualcosina, mettetevi seduti o sdraiati o una mezza via quindi seduraiati e partiamo. Sgamato. Titolo più corretto non poteva esserci. Questo signore stava cercando di entrare in casa, immagino per rubare qualcosa, ma non ha capito bene in che situazione era, perché il proprietario della casa non soltanto aveva una telecamera di sicurezza a filmare tutto, ma lui stesso era in casa e dopo aver chiamato la polizia stava registrando con il suo smartphone cercando di trattenere le risate, perché era un ladro molto goffo e probabilmente inesperto che alla fine è stato malamente catturato. I poliziotti potevano pure farsi un caffè mentre guidavano per raggiungere questo malvivente. Speriamo non ci sia una prossima volta, ma se proprio vuole riprovare è meglio se prova metodi alternativi. Oppure che si cerchi un lavoro. Quando si è duri di testa. Nell'Ohio i poliziotti a volte si ritrovano a fare un lavoro molto semplice. Quando vedono ladri che non sono nemmeno in grado di sfondare un vetro senza patire le pene dell'inferno. Una telecamera di sorveglianza ha ripreso quest'uomo e la sua odissea infinita. Ha cercato di spaccare il vetro con un coso enorme ma non ha funzionato. Così ha provato a punzecchiare il vetro, forse per convincerlo ad aprirsi e farlo passare, ma niente, però non è finita. Ha tentato poi di entrare per una via alternativa, ma come i famosissimi fratelli Dalton, anche in questo caso è andata male. Alla fine in qualche modo è riuscito ad intrufolarsi. Ma non si sa come mai si è messo sopra un carrello facendo un'altra caduta. La cosa più incredibile, che anche il negoziante ha riconosciuto, è la sua determinazione. Non ha mai mollato. Chissà quante risate si sono fatti guardando le registrazioni. L'avranno accusato anche di stupidità senza fine. Sul serio? Ok, ci sono poche regole da ricordare quando si ruba una bici, e non vuol dire che dobbiate seguirle. Bisogna farlo senza farsi vedere da nessuno nei momenti migliori, magari non davanti a una qualunque stazione di polizia. Cioè, mi sembra che quest'ultima sia ovvia, eppure non si sa per quale motivo un essere umano del genere ha provato a rubare una bici, proprio davanti ad una stazione di polizia. Cioè, perché? Quale neurone ha dimenticato a casa? E cosa più importante, perché cavolo gli serviva quella cosa? Aveva fretta di tornare a casa? Oppure era una bici particolare che poteva trovare solo in quella precisa stazione di polizia? L'unica cosa che so è che alla fine un protettore della legge l'ha sgamato, e manco lui poteva crederci. Non c'era un posto migliore? Una nonnina energica. A volte la vecchia guardia riesce a sorprendere, i cittadini più anziani come i nostri nonni hanno vissuto i tempi in cui era richiesta molta forza, e questa forza se la son portata dietro anche in questo secolo. Una dolce nonnina, mica tanto, ha fermato ben 6 rapinatori, che cercavano di derubare una gioielleria. Il tutto grazie alla sua borsa. Pensate che non stava passando di lì per sbaglio. Ha attraversato pur di prenderli sul momento, senza alcuna paura dei semafori o delle macchine. La cosa più assurda è che è stata l'unica a fare qualcosa, mentre in pieno giorno delle persone provavano a trasgredire la legge. Alla fine ne avevano abbastanza delle botte e se la sono filata, che dire, nonna 1, rapinatori 0. Pick up. Sicuramente una delle tipologie di macchine meno sicure sono i pick-up, intendo durante una rapina. Chi cavolo porterebbe mai i suoi compagni in questo genere di macchina dopo aver magari rapinato una banca? Beh, il ladro in questo video a quanto pare lo farebbe. Forse non ha capito bene che il commesso tra il scegliere di catturare lui e il scegliere di riprendersi la refurtiva non ci avrebbe pensato due volte a fare quest'ultima cosa. Non è un poliziotto o un supereroe e giustamente non ha voluto mettersi nei guai. Alla fine con tutta calma è andato a rimettere le cose al loro posto. Quindi una sola domanda rimane senza risposta. Quando secondo voi ha capito di aver fatto una cacata disumana? No, perché ha perso tutto e ora la polizia l'ha marchiato a vita come possibile pericolo. Cani fedeli.
Ah, gli animali, loro sì che ci vogliono bene davvero, ovviamente sempre che vengano trattati come si deve. I cani specialmente sono fedeli come pochi animali al mondo. Loro vedono le cose in due modi, o cattivo o buono, non hanno mille inutili sfumature di dubbio in testa come noi esseri umani. Per esempio, in questa clip una donna stava camminando tranquillamente per strada, quando all'improvviso una losca figura ha deciso di rapinarla. Ma per fortuna, un cane eroe che passava di lì ha spaventato il malvivente facendolo fuggire. Pensate che il cagnolino non era nemmeno della signora e quindi per lui una completa sconosciuta, eppure ha saputo riconoscere la persona cattiva sul momento. Anche qui cane 1, rapinatore 0. Per illustrazione. A volte per illustrare un attimo la zona prima di effettuare la rapina sarebbe meglio. Si potrebbero scoprire nuovi modi per riuscire a compiere l'impresa, modi quasi magici. Ecco, quasi come portoni aperti letteralmente del tutto. Questo tizio era entrato molto faticosamente in un garage, come potete notare, l'impegno c'è, non ha mollato fino alla fine per raggiungere il suo obiettivo, eppure, come ho detto prima, a volte basta una piccola perlustrazione generale per capire che ci sono interi portoni aperti da sfruttare. Cioè, sul serio, perché? Per fortuna la telecamera ha registrato tutto, così anche noi abbiamo potuto osservare la stupidità del ragazzo, che alla fine sicuramente sarà stato catturato. Ma non credo sarà la parte peggiore per lui. Quella c'è stata quando, entrando, ha scoperto che poteva fare le cose in modo molto più semplice. Una breve fuga. Ci sono state delle fughe spettacolari, a volte alla Lupin, altre volte fughe da dimenticare, o almeno per il ladro che le ha compiute. In questo caso, per esempio, tutto sembrava andare liscio e il nostro ladro di quartiere, non troppo furbo, stava per rapinare con successo un uomo ignaro al distributore di benzina, quando all'improvviso il benzinaio è uscito spaventandolo così tanto da portarlo a schiantarsi frontalmente con il motorino, contro un muro. Forse è stata la fuga più breve mai registrata da una telecamera di sicurezza, e mi chiedo come mai i ladri non guardino mai se ci sono telecamere o meno. Cioè, è ovvio che in ogni posto dove può essere fattibile una rapina ce ne sia almeno una, anzi, minimo due. Una pensata geniale. Fortunatamente spesso i ladri vogliono solo i nostri averi e ci lasciano in pace se non abbiamo nulla di valore addosso. Meglio un telefono in meno che una vita in meno. Questa signora nella clip lo sa e velocemente ha avuto un'idea per sfuggire a un ladro che era sceso da un motorino. Ha buttato ogni cosa che aveva in mano dall'altra parte di un cancello. In questo modo ha fatto andare via subito il malintenzionato che non aveva motivo per prendersela con lei. Poi per fortuna è stata aiutata dai proprietari della casa che l'hanno portata dentro e chiamato la polizia, che guardando le registrazioni le ha fatto i complimenti. Scimmia curiosa. Alcuni ladri preferiscono mandare direttamente i loro scagnozzi a compiere l'atto, ma non parlo solo di esseri umani, anche di incredibili scimmie fuori dal comune che, addestrate come si deve, riescono a entrare nei negozi e prendere sia gioielli che soldi. Questa piccola scimmietta in India, che a una prima occhiata sembra innocente, è riuscita a compiere l'impossibile. È entrata utilizzando il fattore carineria per poi prendere $150 dalla cassa, tra contanti e gioielli. Ad oggi ancora non si sa nulla di dove sia finita. Uno dei proprietari ha provato a barattare l'area furtiva con del cibo, ma niente. La scimmietta aveva capito che con quei soldi poteva comprare molto più cibo. Io però ho bisogno di sapere assolutamente che cosa può fare una scimmia con $150. Smartphone. In questi ultimi anni gli smartphone sono diventati oggetti dei desideri più spinti delle persone. Molti, ogni anno, per avere l'ultimo modello fanno davvero di tutto, chi tra straordinari mortali e chi tra rapine insolite. Che vi dico subito che finiscono male, malissimo, non ci provate nemmeno a rubare uno smartphone da un negozio. Vi beccheranno presto. Questo signore stava per esempio osservando alcuni cellulari, cosa normalissima finché non gli è partito qualcosa in testa e ha deciso di rubarne uno o più, chi lo sa. Ma si era dimenticato che erano legati per bene con un sistema antifurto come in ogni negozio che si rispetti di cellulari costosi. Alla fine ha fatto finta di niente rimettendo le cose a posto. La commessa l'ha visto e immagino abbia fatto molta fatica a trattenere le risate. Cioè, sul serio, prima cerchi di scappare con una roba costosissima spaccando mezzo mondo e poi pretendi di fare finta di niente. È stato fortunato che l'ha solo mandato via senza chiamare nessuno. Telecamere. Per concludere, a volte le telecamere di sicurezza riescono a impedire qualche rapina prima ancora che inizi. In questo caso una ragazza stava per entrare di nascosto in una stanza per prendere gioielli e soldi, ma fortunatamente si è fermata in tempo notando le telecamere di sicurezza che la stavano filmando.
Con questo concludiamo. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace. Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.